il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. Ha 54 anni, però sembra più ragazzo. Cominciò molto giovane. Nel 1938, a 16 anni, conobbe a Sassari degli operai comunisti e fu conquistato dalle loro ragioni. Nel 1943 divenne segretario della sezione giovanile della sua città. Nel 1944 fece 100 giorni di carcere perché partecipò a una protesta contro il carovita. Mancava il pane a Sassari. Per tradizione, i Berlinguer, antica famiglia sarda, sono stati sempre contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e per la libertà. Il nonno fu mazziniano e per Garibaldi. Suo padre è stato socialista. Tuttavia, Enrico è il primo dei Berlinguer che fa esclusivamente politica e che ha scelto una vita da comunista dentro il partito. Perciò, dalla liberazione ad oggi, la sua storia privata è, essenzialmente, storia politica di un militante all'interno dell'organizzazione comunista. Fuori della politica, il segretario del Partito Comunista è il signor Berlinguer, un vicino di casa gentile, ma di poche parole, che vive con la moglie e i suoi 4 figli una tranquilla esistenza familiare. Ha una dote rara, sa ascoltare. Buonasera innanzitutto agli spettatori che anche questa sera hanno scelto di vedere Ring, che è alla nona puntata. E grazie particolari a lei per essere venuto, perché so che in questi giorni ha avuto un'influenza e se ne sarebbe rimasto volentieri a casa. Però ha dato l'impegno, la parola va rispettata ed eccoci in trasmissione. Noi in diretta e prenderemo il tempo indispensabile della trasmissione. Volevo chiedere prima di cominciare, poiché è stata a casa in questi giorni, che cosa ha fatto di particolare? Come ha passato il tempo? Beh, in queste occasioni passo il tempo facendo delle letture che non sempre riesco a fare in periodi di normale attività e soprattutto delle riletture. In questi giorni ho riletto le opere giovanili di Marx, che sono sempre di grandissimo insegnamento. Ma come mai proprio le opere giovanili? Perché trovo che nelle opere giovanili di Marx ci sono degli spunti, delle suggestioni che hanno una grande attualità nel momento in cui il capitalismo mostra tutti i suoi mali e in cui si tratta veramente di edificare una società fondata su valori del tutto nuovi. Questo fatto di rileggere è un fatto di metodo suo? Sì, spesso amo più la rilettura che la lettura. Noi questa sera le faremo le domande, come in diretta come nella nostra trasmissione. Probabilmente, certamente, ognuno degli spettatori che è dall'altra parte questa sera vorrebbe farle almeno una domanda, sia in positivo che in negativo, o in negativo. Noi abbiamo il tempo che abbiamo, cercheremo di fargliene il più possibile, ci scusiamo per quelle che gli spettatori avrebbero voluto fare e non avremmo fatto, e la preghiamo anche lei di collaborare a questa puntata. La prima domanda gliela fa Gianni Manzolini. Onorevole, la sappiamo, se non proprio uno sportivo, perlomeno un tifoso, un uomo che si occupa, no, di fatti dello sport. Tra l'altro lei faccia anche l'allenatore, se non mi sbaglio, no? Lei alleni una squadra di calcio. Non proprio. Vabbè, è una piccola durante squadra. Durante l'estate gioco qualche volta e seguo delle squadre di ragazzi. Sì, li allena. Senta, onorevole, stasera, Stampa Sera, ha questo titolo. Accordo Andreotti-Berlinguer. L'Italia non va in Cile. Io le chiedo, se lei come segretario generale del Partito Comunista e quindi uno dei partiti che sorreggono questo governo, i partiti dell'astensione, ha operato, come dice Stampa Sera, delle pressioni sul governo perché la finale di Coppa Davis si disputi in campo neutro. Non esiste un accordo Andreotti-Berlinguer. È vero che il nostro partito ha preso una posizione netta e decisa contro l'invio della nostra squadra di tennis in Cile. Non vogliamo con questo fissare un principio generale, ma riteniamo che qui si tratti di un caso del tutto eccezionale, che siamo di fronte a un regime talmente infame, fondato sulla dittatura, sull'oppressione, sulla tortura, di fronte al quale non si può compiere nessun gesto, nessun atto che possa in qualche misura essere utilizzato da questo regime per rafforzarsi. Ma difatti, onorevole, io non le chiedevo nemmeno se lei era favorevole o meno al fatto, lei o il Partito Comunista, al fatto che l'Italia giocasse la finale in Cile.
Le chiedevo se c'è stata questa pressione del Partito Comunista sul governo. C'è una pressione del Partito Comunista sul governo che si esercita in vari modi, ma innanzitutto in modi pubblici, con le nostre prese di posizioni, perché il governo intervenga, perché non avvenga la spedizione in Cile. E c'è stata questa risposta, cioè l'Italia non va in Cile? Ancora non mi pare che la questione sia stata decisa, io mi auguro che sia decisa nel senso che auspico. Ennio Mastro Stefano. Onorevole Berlinguer, alla luce di quanto sta succedendo in questi giorni nella DC, alludo particolarmente alle sortite dei capi storici e non della Democrazia Cristiana e alle polemiche che ne sono seguite, il Partito Comunista ha deciso di rivedere in parte le sue posizioni di volenterosa astensione nei confronti del governo Andreotti o no? Insomma, le chiedo, continuate a nutrire fiducia verso la DC o no? No, noi non abbiamo fiducia verso la Democrazia Cristiana. Verso la Democrazia Cristiana cerchiamo di incalzare con la nostra azione affinché la Democrazia Cristiana receda dalla posizione di rifiuto della proposta nostra e non soltanto nostra di un governo di collaborazione democratica che a noi sembra la soluzione oggi necessaria per risolvere la crisi che attraversa il nostro Paese. Per quanto riguarda la nostra posizione di astensione, noi non riteniamo di dover cambiare la nostra linea, nel senso che di fronte alla gravità della crisi economica che attraversa il nostro Paese, riteniamo che sarebbe dannoso, sarebbe da irresponsabili aprire in questo momento anche una crisi governativa. Premiamo sul governo e siamo impegnati a fondo in questo senso affinché i problemi del Paese siano risolti nel modo più corrispondente agli interessi generali e in modo particolare a quelli delle classi lavorative. Vorrei chiederle almeno allora come valutate quello che accade nella DC in questi giorni di cui abbiamo accennato prima. Nella Democrazia Cristiana in questi giorni si sono manifestate delle posizioni che noi consideriamo, se non proprio delle posizioni folli, delle posizioni pericolose e irresponsabili, quali per esempio quelle espresse dal senatore Fanfani, il quale in un modo veramente incredibile ha ricominciato a parlare a pochi mesi dall'ultima consultazione elettorale di nuova consultazione elettorale anticipata. Abbiamo visto che su questo c'è una reazione, c'è stata una reazione nel Paese, nei vari partiti e nella stessa Democrazia Cristiana. Ma la cosa più importante, secondo noi, è che non constatiamo che vi sia ancora nella Democrazia Cristiana un atteggiamento che prenda atto veramente di quella che oggi è la necessità prima del Paese, cioè di dare al Paese una guida unitaria che sia fondata sulla collaborazione di tutti i partiti democratici. Roberto Costa. Ma con quale Democrazia Cristiana il Partito Comunista vuole fare il compromesso storico? Intanto la sua domanda mi dà l'occasione di precisare che il compromesso storico non è soltanto una proposta di governo e tantomeno è una proposta di governo che si rivolga soltanto alla Democrazia Cristiana. Il compromesso storico l'abbiamo sempre presentato e io continuo a insistere su questo punto perché persistono delle deformazioni e delle incomprensioni come un progetto di lunga lena per la trasformazione della società italiana e come un progetto che deve coinvolgere l'azione e l'impegno di tutte le principali correnti popolari, quindi non solo i comunisti e non solo le correnti progressiste del mondo cattolico, ma il Partito Socialista e altre forze democratiche di tipo intermedio che intendano collaborare alla realizzazione di questo progetto. Noi intendiamo naturalmente anche realizzare una collaborazione con la Democrazia Cristiana, in quanto la Democrazia Cristiana rappresenta una grossa parte dei cittadini italiani e dell'elettorato cattolico, con una Democrazia Cristiana la quale si rinnovi e si apra alla comprensione della necessità di un rapporto di collaborazione con le altre forze fondamentali del movimento operaio e popolare del nostro Paese. Ecco, ma lei non crede alla possibilità di un governo in Italia formato solo ed unicamente dalle sinistre? E per quale motivo? No, credo che lei sappia che la mia posizione è contraria a questa prospettiva. Io penso che un governo formato dalle sole sinistre, che significherebbe... Mi riferisco al 50%. Mi riferiscono crescita globale. Ma sa,
se vogliamo discutere in teoria, cioè, allora si può anche immaginare un governo delle sole sinistre che comprenda il 70 o il 75%, ma questa prospettiva non esiste nella situazione politica italiana. Può esistere la prospettiva di un governo delle sinistre che sfiori o superi leggermente la maggioranza assoluta e alla quale si contrapponga poi tutta la restante parte del popolo italiano e dello schieramento politico italiano. Noi abbiamo questo assillo di evitare che si crei una spaccatura nel popolo italiano e nello schieramento politico italiano, in quanto riteniamo che questo può essere un fatto molto pericoloso per le sorti della democrazia italiana. E riteniamo che particolarmente in questa fase della vita della società italiana, della politica italiana, sia necessario avere una guida politica del Paese che abbia un consenso popolare che vada molto oltre una maggioranza assoluta più o meno risicata. Scusi, questo Scusi, per paura degli americani o per paura di Stalin? Stalin? Cioè, per paura degli americani o per paura che un 51% determini in una trasformazione della società una politica dura, una politica non democratica? Ma no, qui non si tratta tanto degli americani né di una politica dura, si tratta del fatto che se si vuole veramente salvare il nostro paese, difendere le conquiste democratiche che sono state realizzate dal popolo italiano, che sono state realizzate, non si dimentichi, attraverso un larghissimo schieramento unitario, e rinnovare la società italiana, c'è bisogno del concorso di una grande maggioranza delle forze popolari e quindi anche di una grande maggioranza, di un grande schieramento che comprenda i partiti che rappresentano le correnti popolari fondamentali del nostro paese. Volevo chiedere, lei una volta ha scritto che oggi non è più tempo per la rivoluzione delle minoranze come nell'Ottocento, e ha parlato di rivoluzione della maggioranza. Che cosa ci può ripetere, riflettere questo? Certo, nel momento in cui le grandi masse popolari entrano nella scena della storia e nella vita politica, è necessario che le trasformazioni profonde della società, che sono la ragione d'essere e l'obiettivo fondamentale del nostro partito, siano realizzate con la partecipazione più larga dei cittadini e in primo luogo naturalmente delle classi lavoratrici. Emilio Ravel. Il Partito Comunista nelle ultime elezioni ha preso 12 milioni di voti, oltre 12 milioni di voti, credo circa il 34% dell'elettorato ha votato comunista. Non ci sono quindi più solamente gli operai, ci sono anche i borghesi, molti borghesi che votano comunista. Ora, come la borghesia può vedere rappresentati i suoi interessi dal Partito Comunista? Io credo che in una democrazia le cose vadano bene quando gli interessi sono direttamente rappresentati. Ecco, un borghese come può sentirsi rappresentato dal Partito Comunista? Intanto precisiamo che nell'elettorato del Partito Comunista sono presenti in primo luogo gli operai, i contadini, i rappresentanti delle classi lavoratrici. Sono presenti anche larghi strati del ceto medio. Io ritengo che questi larghi strati del ceto medio, contrariamente a quello che si pensa, abbiano votato per il Partito Comunista in quanto anch'essi vogliono che il Paese vada a sinistra, che il Paese sia cambiato. Ritengo che essi possano riconoscersi nella politica del Partito Comunista in quanto la politica del Partito Comunista è fondata sulla necessità che questo cambiamento dia luogo a uno sviluppo ordinato del Paese. Ettore Massina. Onorevole, io credo che ci sia oggi nel Paese una parte consistente del vostro elettorato che vi giudica troppo arrendevoli nei confronti della Democrazia Cristiana. Diventati un partito d'ordine, un partito di fiancheggiamento del governo. E che sia vivo nella gente, in questa gente, l'idea che voi sappiate qualcosa di più di quello che viene pubblicato, e cioè che pesi per esempio una grossa ipoteca internazionale sulla situazione italiana. Questo spiegherebbe in parte questa vostra arrendevolezza. Io non credo che si possa parlare di arrendevolezza del Partito Comunista. Noi siamo critici e lo siamo ogni giorno, basta che lei legga i giornali del nostro partito e le nostre prese di posizioni, nei confronti del governo e soprattutto nei confronti della Democrazia Cristiana, che è il partito che maggiormente fa ostacolo alla realizzazione della soluzione che oggi sarebbe necessaria al Paese. Siamo anche un partito responsabile, che tiene conto delle condizioni internazionali e interne in cui deve oggi realizzarsi la politica italiana
e la fuoriuscita dalla crisi che attraversa il nostro paese. Quindi teniamo conto anche delle condizioni internazionali, nel senso che prima di tutto che noi rivendichiamo che il nostro paese abbia la piena possibilità di decidere da sé i propri destini, ma anche naturalmente nel senso che noi non vogliamo creare una situazione che possa in qualsiasi modo determinare un isolamento dell'Italia dagli altri paesi. Lei la giudica molto grave questa situazione internazionale per quello che riguarda l'Italia? No, io non la giudico molto grave, io giudico anzi che nella situazione internazionale e persino nei paesi che sono alleati dell'Italia va crescendo la consapevolezza che la crisi italiana può essere risolta soltanto stabilendo un rapporto nuovo, un rapporto di collaborazione tra tutte le forze democratiche che necessariamente comprenda la grande forza rappresentata dal Partito Comunista. Antonello Mariscal. Ecco, proprio riallacciandomi a quanto abbiamo detto finora, l'Italia fa parte di un sistema di democrazie occidentale, un sistema occidentale di democrazia da cui il Partito Comunista Italiano non sembra voler prescindere. Tra l'altro mi pare che in un suo recente libro, La politica internazionale dei comunisti italiani, lei riconferma questo fatto. Ora, per appartenere a un sistema di questo genere bisogna però dare certe garanzie. Lei ritiene che il Partito Comunista Italiano abbia già dato sufficienti garanzie di questo tipo, in modo tale da poter essere accettato come partito al governo da tutti gli altri alleati dell'Italia? Non ritengo che ci sia tanto il problema delle garanzie che deve dare il Partito Comunista Italiano sul terreno della democrazia. Il Partito Comunista Italiano è sorto, si è sviluppato, è cresciuto soprattutto come partito che ha preso nelle sue mani la bandiera della libertà e della democrazia e che ha dedicato le migliori sue energie alla lotta prima di tutto per abbattere il fascismo e poi per difendere la democrazia contro gli attacchi che gli sono stati portati negli anni scorsi. Noi siamo fra i fondatori della democrazia italiana, siamo fra coloro che hanno più lavorato per espandere la democrazia e la libertà nel nostro paese. Riteniamo invece che esista, e noi in questo senso abbiamo parlato chiaro, un problema di garantire gli alleati dell'Italia sul fatto che nessuna forza politica italiana, e questa è oggi la realtà, mette in discussione le alleanze e gli accordi internazionali a cui il nostro paese ha aderito. Quindi totale aderenza ai trattati esistenti? Adesione ai trattati, che nessuna discussione sull'appartenenza dell'Italia ai trattati senso? Esistenti sia sul piano europeo sia sul piano internazionale. Quindi lei conferma in questo senso che gli altri alleati occidentali naturalmente dell'Italia possano ritenersi sufficientemente garantiti dal Partito Comunista il giorno in cui il Partito Comunista dovesse andare al potere? Nella misura in cui gli alleati dell'Italia... Onorevole, sa che nella misura in cui le ripetitività di linguaggio abbiamo detto che in questa trasmissione avremmo toccato l'ospite quando si toccava... Non conoscevo questa regola stabilita nella vostra trasmissione. No, no, forse va spiegata, cioè quelle parole che ci servono per comodità di discorso, sì. Sulle quali noi slippiamo senza... Nella misura in cui è un vecchio termine del gergo comunista del periodo clandestino, che in fondo non lo trovo del tutto sbagliato, perché serviva a esprimere un aspetto, diciamo, dialettico del ragionamento. Nella misura in cui si verifica un certo fatto, noi ci comporteremo in un certo modo o succederà questo e quest'altro. Ecco, ma voglio dire solo questo, ha fatto caso che molti giovani adesso, adoperando questo termine, sembrano a sinistra. Cioè c'è un modo per adoperare dei cappotti che hanno protetto dal freddo quando c'è il caldo. Voglio dire, molti giovani adoperano questi termini come se fossero termini... Non ho notato questo comunque, mi adeguo alle regole che voi avete stabilito. In cui lei stava concludendo la risposta. No, dicevo, se si tratta delle alleanze internazionali dell'Italia, noi siamo perché queste alleanze siano rispettate. Naturalmente al tempo stesso noi rivendichiamo che l'Italia nel quadro di queste alleanze abbia una sua iniziativa, abbia una sua autonomia e non rinunciamo certo all'obiettivo di un superamento in modo graduale ed equilibrato dei blocchi contrapposti. Scusi, onorevole Berlinguer, ma lei ha parlato della NATO. Se la NATO arriva alle estreme conseguenze, lei consiglierebbe ai giovani italiani di arruolarsi in un esercito che dovrebbe combattere contro l'Unione Sovietica? Senta, questa domanda me la sono fatta rivolgere
me la sono vista rivolgere diverse volte e ho sempre risposto come ora risponderò a lei. Se ci dovesse essere una guerra tra i due blocchi che si contrappongono in Europa, questa sarebbe una guerra mondiale e sarebbe di tali proporzioni che nessuno dei problemi che vengono posti in questo senso si potrebbe più porre, perché sarebbe una guerra distruttiva dell'intera Europa e aggiungerei dell'intera civiltà umana. Giuseppe Fiori. Lei ritiene che la stampa comunista, la stampa del PC, tratti in modo approfondito, organico, affronti cioè sistematicamente e non episodicamente la realtà dell'est europeo e le serie limitazioni della libertà che vi permangono? Nel complesso direi di sì. Naturalmente in questo campo si può sempre fare di più, nel senso di approfondire maggiormente le ragioni, che sono soprattutto ragioni di carattere storico, che hanno portato le società socialiste che si sperimentano nell'est europeo a determinate limitazioni della libertà. Il campo della ricerca in questo campo, su questo terreno è del tutto aperto e si può fare molto, e non solo da parte nostra del resto. Mi riferisco al caso Biermann, il cantautore tedesco orientale. Sul caso Biermann la nostra posizione è stata del tutto netta e discende da un criterio di principio. Noi siamo contro ogni limitazione della libertà di espressione, del pensiero, e in questo caso si tratta di una limitazione della libertà di espressione artistica, e quindi noi abbiamo condannato i provvedimenti che sono stati adottati dal governo della Repubblica Democratica Tedesca nei confronti di Birman. In realtà l'Unità ha dato una informazione corretta e in sede di commento un giudizio chiaro, molto preciso. Manca però un prima e un poi, si ha questa impressione, in generale, in circostanze del genere. Cioè, grossa attenzione, registrazione corretta dell'accesso febbrile, pare tenuta a margine un po' la malattia, ciò che produce questa difficoltà di conciliazione tra socialismo e libertà. No, noi siamo sempre attentissimi a questi fatti che si verificano nei paesi socialisti, appunto perché noi vorremmo che il socialismo, non soltanto da noi, come è chiaramente affermato in tutta la nostra impostazione politica, ma che il socialismo ovunque fosse il campione della difesa delle libertà e dell'affermazione della più ampia democrazia. È per questo che noi siamo particolarmente sensibili a quegli avvenimenti in cui questa nostra concezione di principio viene contraddetta. Ezio Zeffiri. Il Washington Post ha scritto che se i comunisti dovessero andare al governo, l'Italia si avvierebbe rapidamente verso la disgregazione sociale in un clima di repressione. George Ball, che con Brzezinski è il consulente, il consigliere di Carter per la politica estera, dice invece che semmai si avrebbe un intervento di Mosca, preoccupata che il fenomeno italiano potesse avere qualche ripercussione negli altri paesi comunisti d'Europa. Lei cosa pensa di questi due giudizi? Io ritengo che l'Italia corre effettivamente il rischio di avviarsi verso una disgregazione della società se non si realizzerà presto o tardi, ma io penso prima che possibile, la collaborazione di tutte le forze democratiche alla guida del Paese, cioè un potere politico che abbia sufficiente autorità e sufficiente base di consenso per portare il nostro Paese fuori dalla crisi che attraversa e per rinnovarlo. Riguardo a quella che possa essere la posizione di Mosca in questo senso, io niente so e non vedo d'altra parte perché l'Unione Sovietica, come del resto non vedo perché le altre paesi che vivono in Europa debbano essere contrari a che l'Italia divenga finalmente un paese che abbia una sua stabilità economica e politica e risolva i propri problemi. Questo secondo noi è nell'interesse generale di tutte le nazioni che hanno rapporti con l'Italia e di tutte le nazioni che vogliono che siano risolti i grandi problemi dell'Europa e del mondo contemporaneo. Sì, ben inteso, questo è un modo di vedere americano nel caso che il Partito Comunista raggiungesse il governo e determinasse poi completamente la politica di questo governo. Noi non
ci proponiamo di determinare completamente la politica di un governo. Tutta la nostra linea è basata su un altro presupposto, e cioè di realizzare una collaborazione tra noi e le altre forze popolari per risolvere i problemi della vita economica e politica del nostro paese. Mauro Dutto. Il giorno delle elezioni americane io ho fatto un giro attraverso i partiti per TG2. Alla sede del Partito Comunista ho trovato un comunicato fatto dalla segreteria che terminava con un caloroso saluto alla nazione americana, e ho visto molte facce piuttosto scure, piuttosto così disturbate da questo caloroso saluto. Questo atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti è un atteggiamento di Berlinguer o di tutto il Partito Comunista? Io credo che sia un atteggiamento di tutto il Partito Comunista, che sia un atteggiamento del popolo italiano, nel senso che noi non dimentichiamo quello che la nazione americana ha dato al mondo, e non dimentichiamo in modo particolare quello che la nazione americana e le forze armate americane hanno dato come loro contributo anche di sacrifici e di sangue alla liberazione del nostro paese. E noi ci auguriamo che i rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America possano essere dei rapporti fondati sull'amicizia e al tempo stesso, naturalmente, questo è un punto sul quale noi mettiamo l'accento, sull'uguaglianza e sulla non ingerenza del governo degli Stati Uniti negli affari interni del nostro paese. Lei ha parlato poco fa di responsabilità del Partito Comunista, ma oggi i comunisti scoprono la crisi italiana. Perché non l'hanno scoperta negli anni 60, quando si poteva fare qualcosa per salvare l'economia del nostro paese? Questa sua domanda, a dire la verità, mi sorprende non poco, perché noi siamo stati fra i primi, anzi direi che siamo stati i primi, che hanno indicato, nel periodo stesso in cui altri partiti e soprattutto la Democrazia Cristiana parlavano di miracolo economico, di benessere dietro l'angolo, siamo stati coloro che hanno indicato, che hanno affermato che allora lo sviluppo economico italiano era fondato su basi talmente distorte e squilibrate che inevitabilmente una crisi sarebbe venuta avanti. E quindi fin da allora noi abbiamo lottato perché lo sviluppo economico italiano fosse fondato su altre basi. Quando poi la crisi ha cominciato a manifestarsi in tutta la sua acutezza, in modo particolare a partire dal 1969-70, noi abbiamo incessantemente rivendicato la necessità di una politica di rigore e al tempo stesso di rinnovamento del sviluppo economico italiano. Ma l'opposizione che avete fatto in Parlamento è stata diversa dagli anni 70 rispetto agli anni 60. Opposizione costruttiva, opposizione distruttiva. Voi chiedete oggi alla Democrazia Cristiana un atteggiamento di maggiore responsabilità. Perché non l'avete fatto prima? Noi abbiamo fatto sempre un'opposizione in cui questi due elementi si sono combinati. Non, come lei dice, opposizione distruttiva, ma opposizione rigorosa e, se necessario, dura nei confronti di dei governi che hanno così mal governato il nostro paese. Ma l'elemento della positività, della costruttività, della proposta è stato sempre presente nella nostra politica. Oggi, naturalmente, di fronte ai disastri provocati dal malgoverno della Democrazia Cristiana, questo elemento della positività si accentua in modo particolare in tutta la nostra condotta politica. Ecco, una domanda da Gabriella Martino. Vorrei tornare un momento in Italia e fra gli italiani. Il voto di protesta e di speranza di pensionati che sono in attesa della pensione, di donne lavoratrici che lottano per conservare il loro posto di lavoro, di statali, molti non sono ben pagati, di tutta questa gente che ha votato PC per una speranza. Lei ritiene di poterlo conservare, questo voto, il suo partito, dopo che è stata avallata la politica della stangata che ha colpito proprio questa gente? Ma senta, io ritengo che verso il nostro partito continuino a convergere le speranze di questa parte più povera, più diseredata della popolazione italiana. Ritengo che il nostro partito continuerà ad essere, lo dimostrerà coi fatti, il partito che meglio difende gli interessi e le aspirazioni profonde di questa parte del popolo italiano. Noi non abbiamo avallato e non avalliamo nessuna stangata. Noi riteniamo che la politica di austerità sia una politica necessaria oggi nel nostro paese. Ma non per chi guadagna meno. Certamente, infatti noi ci battiamo perché questa politica di austerità sia fondata su criteri di equità, di giustizia sociale. Noi ci battiamo, cioè, perché la stessa occasione della crisi italiana serva a
ridistribuire meglio il reddito, a eliminare o attenuare progressivamente le ingiustizie sociali così profonde, così laceranti che esistono nel nostro paese, e serva soprattutto a creare una società nuova in cui tante sofferenze non abbiano più ragione di esistere. Quindi questa gente può continuare a sperare nel Partito Comunista? Ma senta, io penso che può continuare a sperare, ma soprattutto noi non li invitiamo a sperare e a darci una fiducia acritica, noi li invitiamo a combattere e a lottare per gli obiettivi che noi proponiamo alle classi lavoratrici e a questa parte più diseredata del popolo italiano. Mario Novi. Il Partito Comunista ha aperto un grosso dialogo con le forze cattoliche, naturalmente non era un progetto che mirava alla scissione del Partito Democristiano. Suppongo che sia un progetto che pensa alla valutazione della società italiana nel suo insieme, a una coesistenza di valori. Ora, com'è possibile questa coesistenza di valori? A livello profondo questi valori si potrebbero diversificare, si potrebbero divaricare, mentre a livello superiore no. Qual è il suo giudizio? Io ritengo, diversamente da quanto lei afferma, che proprio a livello profondo i valori in cui credono i comunisti italiani e in generale tutti coloro che si richiamano agli ideali del movimento operaio, che sono ideali di libertà, che sono ideali di giustizia, che sono ideali di uguaglianza, che sono ideali di affermazione di nuovi valori umani, possano oggi più che mai incontrarsi di fronte alle storture e alle ingiustizie di cui è portatore il capitalismo contemporaneo con i valori in cui credono, nella misura in cui credono grandi masse di cattolici che anch'essi sono profondamente colpiti e indignati dal stato attuale della nostra società. Senta, a questo punto tutti i giornalisti hanno fatto una domanda, quindi si beva un sorso tranquillo. Adesso abbiamo non molto tempo per la conclusione della trasmissione, allora mutiamo un po' il livello, tipo di domande, e vorrei invitarla anche, seguendo i giornalisti, di dargli risposte più brevi, se è possibile, dipende anche dalle domande. Quindi se vogliamo più risposte, dobbiamo fare più domande brevi. Fiori. Prima della riforma della RAI, una trasmissione come questa era impensabile, non soltanto perché è in diretta, era impensabile perché qui vengono fuori, attraverso le domande, opinioni, punti di vista. E prima della riforma, prima regola per il giornalista radio-televisivo era quella non di essere, ma di apparire in odore, in colore, in sapore. Lei pensa che il giornalista della radio-televisione, cioè del servizio pubblico, debba essere in odore, in colore, in sapore? No, io penso che il giornalista della radiotelevisione, come del resto il giornalista in generale, debba avere una sua opinione e debba esprimerla. Però vorrei che fosse sempre presente, questa è una mia opinione personale, non so se lei la può condividere, la distinzione tra l'informazione che deve essere il più possibile obiettiva e il commento, che deve essere chiaro che è il commento di una determinata persona. Onorevole Berlinguer. Scusi. Il Partito Basta Comunista. Una distrazione e Rocco si insinua. Chiaro. Il Partito Comunista sviluppa una propaganda prepotente. La domanda, infatti, domanda rapida. La domanda è chiara, no, te la faccio subito. Sì. Secondo lei ha fatto sufficiente propaganda per convincere anche gli iscritti al PC che la donna è uguale all'uomo? Senta, in questo campo io ritengo che il Partito Comunista sia stato fra i partiti politici italiani quello che per primo e con maggiore attenzione e sensibilità ha colto questo grande evento del nostro tempo, e non soltanto italiano, certo, una grande rivoluzione, che è rappresentato dal grande risveglio delle masse femminili
e dalla loro aspirazione a una piena parità con l'uomo. Però al tempo stesso io riconosco che in questo campo, cioè nel campo della realizzazione effettiva in tutti i campi, e non solo nel campo sociale, giuridico, economico, ma anche sul piano del costume, di una effettiva parità dell'uomo e della donna, nessun partito può dire di aver fatto abbastanza. Certo, ma è l'ultimo razzismo che deve cadere, e i comunisti dovrebbero essere in testa in questo, no? I comunisti sono in testa, in quanto ai razzismi purtroppo ce ne sono anche altri. Mauro Dutto. Quando ci furono le elezioni dei consigli dei genitori a scuola, un commerciante che vive nel suo quartiere le fece chiedere se poteva ottenere il suo voto per essere eletto nel consiglio dei genitori, dove, nella scuola dove sta suo figlio, dicendo: ho votato per 20 anni Berlinguer, vorrei il suo voto per essere eletto io. Lei gli fece rispondere: non posso, devo ascoltare prima le indicazioni della sezione di Ponte Milvio dove lei abita. Fino a questo punto arriva la disciplina di partito. La disciplina del partito è una cosa molto importante. Noi non vogliamo diventare come gli altri partiti, divisi e in parte disgregati dalla lotta di frazioni e di correnti. E quindi noi teniamo al fatto che esista una disciplina che secondo noi non contraddice per niente l'espansione di una vita democratica che nel partito continua a realizzarsi in modo continuo. Ma lei l'avrebbe votato lo stesso quel signore? Non conoscendo esattamente né quel signore né le altre candidature che erano state presentate in quell'occasione, mi sembra del tutto naturale che io mi richiamassi alle indicazioni che venivano dalla mia sezione. Roberto Costa. Che cosa risponde a quelle persone che sostengono che del compromesso storico, del progetto di compromesso storico, sono rimasti soltanto i compromessi quotidiani e che la DC appare sempre meno disposta a compromettersi con il PC? Io rispondo che il compromesso storico, che se ne dica, continua ad andare avanti nel profondo della società italiana e nel profondo dell'animo del popolo italiano, e finirà certamente per realizzarsi. Ettore Masina. Onorevole Berlinguer, la famiglia media italiana è costituita, ci dicono le statistiche, da un marito, una moglie e un figlio e mezzo. Le statistiche conoscono anche questa misura. Secondo lei quanti soldi deve guadagnare, quanti soldi devono entrare in questa casa per garantire un minimo di sopravvivenza decorosa? Non ho fatto esattamente questo calcolo, ma ritengo che la questione non può essere vista soltanto in termini puramente monetari. Cioè, ritengo che una trasformazione della società che vada nella direzione di fornire ai cittadini e quindi anche alle famiglie una serie di servizi sociali a prezzi più convenienti di quelli in cui si realizzano, poi non sempre questi servizi oggi esistano, dalla questione della scuola, alla questione dei trasporti, alla questione degli asili e così via dicendo, debba naturalmente realizzare quel livello decente di vita che oggi è necessario a tutte le famiglie. Io sono d'accordo con lei per il futuro, ma per il presente ci ascoltano tante massaie. Bene, tante persone. Tante persone, sì, tante persone. Mi riferisco soprattutto alle donne, che sono quelle che contano il centesimo. Penso che si possa prendere per base le discussioni che oggi vengono fatte relativamente alla quota di reddito oltre la quale dovrebbe scattare una certa limitazione, almeno temporanea, degli incrementi di stipendio, di silare. Sì, 6 milioni, 8 milioni, 10 milioni, ecco, si può discutere intorno a questo. Io credo che c'è perlomeno un buon terzo degli italiani che è sotto questo livello e che oggi si sente investito dalla crisi. Io vorrei che lei mi dicesse che cosa concretamente sta facendo il PC per salvare queste persone. Infatti questo è il problema. Io quando sento parlare di sacrifici penso che i sacrifici sono necessari certamente, e noi saremmo degli irresponsabili se sostenessimo che non sono necessari dei sacrifici per risollevare l'economia italiana. Ma al tempo stesso penso che non si può chiedere a chi è al livello della sopravvivenza di sostenere ulteriori sacrifici, e che anzi i sacrifici devono servire giustamente per elevare il tenore di vita di questa parte del popolo italiano, che è notevole, che è al di sotto del livello di sussistenza, e soprattutto per creare delle nuove fonti di lavoro. Non le pare che questo sia rinviato un secondo tempo? Cioè, ottenete in cambio dei sacrifici che voi stessi chiedete al popolo italiano, state ottenendo qualche cosa da questo governo? Noi ci battiamo per questo, e questo è tutto il senso della nostra battaglia in questo momento. Il senso cioè di una battaglia che tenda a imporre che i sacrifici che oggi il popolo italiano è costretto a sostenere servano
a creare le basi di una convivenza sociale, di una convivenza civile che consenta finalmente di soddisfare le esigenze fondamentali del popolo italiano. A questo punto della trasmissione, ogni giornalista fa un suo segno, cioè farò la domanda brevissima perché mancano 5 minuti. Ecco, mettiamoci alla prova, sono 5 minuti ancora. Domanda, Zefferi. In tema di sacrifici penso che anche lei sia d'accordo che il più forte sacrificio lo sopporteranno ancora una volta gli operai, i lavoratori del Sud. Sono veramente nelle peggiori condizioni. Ora, lei non pensa che la questione meridionale dovrebbe essere proprio l'asse centrale della politica nazionale? Sono assolutamente d'accordo su questo. I sacrifici che si fanno e la politica di austerità e di rigore devono servire prima di tutto a risolvere la questione meridionale. E risolvere la questione meridionale significa prima di tutto creare delle fonti di lavoro, delle occasioni di occupazione nel Mezzogiorno. Insomma, bisogna che si riesca a far sì che l'aspirazione dei giovani meridionali non sia quella di trovare il posto in un impiego pubblico, che si riesca a creare delle fonti di impiego produttivo nel Mezzogiorno. Questo è uno dei più grandi problemi che oggi sono aperti nel nostro paese. Ennio Mastro Stefano. Ancora in tema di sacrifici e ancora in tema di rapporti con la Democrazia Cristiana, Umberto Terracini ha detto di recente, cito a memoria, che il Partito Comunista Italiano ha scelto in un certo modo di non avere avversari, cioè nel senso di non considerare nessuno avversario al di fuori dei fascisti e dell'estrema destra, rinunciando così a lottare contro la DC e contro la grossa borghesia che la DC rappresenta. Praticamente ha detto ancora, scusa voglio perché è lunga la dichiarazione, ma io avevo chiesto una domanda breve. Ha rinunciato, praticamente dice Terracini, così il Partito Comunista ha rinunciato a far pagare alla grossa borghesia il prezzo più alto, come è giusto che dovrebbe pagarlo per uscire da questa crisi. È una critica abbastanza severa, crede e quindi dover rispondere a questa critica di Terracini? Non mi pare che il compagno Terracini abbia affermato esattamente questo. D'altra parte tutti vedono che abbiamo degli avversari, siamo attaccati e a nostra volta attacchiamo i grandi gruppi privilegiati e parassitari che dominano tuttora la società italiana e ci battiamo per eliminare il potere che questi gruppi esercitano sull'economia. Quindi noi abbiamo degli avversari, questa è la realtà. E quotidianamente ci scontriamo con i nostri... Avete scelto di non averli, cioè avete rinunciato ad avere questi avversari. Non abbiamo scelto di non averli e non ci illudiamo mai che non potremo avere degli avversari. Noi lavoriamo perché i gruppi che sono avversari, non nostri, ma avversari della grande maggioranza del popolo italiano, siano isolati. E questo spiega tutta la nostra politica di concordia e di unità fra le forze popolari. Ma la storia della sua famiglia... C'è una progressione a sinistra. Suo nonno, radical repubblicano. Suo padre, socialista. Lei, comunista. Suo figlio? Mio figlio ha 13 anni. Anzi, non ha ancora compiuto 13 anni, ancora non so quali saranno i suoi orientamenti. Sua figlia? Sua figlia? La mia figlia è iscritta alla Federazione Giovanile Comunista, l'altra ancora non ha scelto un proprio orientamento politico. Guardi, poiché Fiori ci ha portato ai figli... e siamo in conclusione della trasmissione, vorrei chiederle, lei spesso ha detto ai giovani di studiare, li ha invitati a studiare, ecco, ma con quali prospettive un giovane, secondo lei, oggi deve studiare? Solo per un fatto morale, esclusivamente morale, o anche per prospettive politiche? Cioè che cos'è per lei questo obbligo a studiare, questo invito a studiare? E lei lo dà ai suoi figli? Beh, certo, anch'io invito continuamente i miei figli a studiare. Ritengo che lo studio debba essere soprattutto un fatto di sforzo individuale, di sforzo personale, di fatica, di duro tirocinio, come affermava Antonio Gramsci. Studiare significa non soltanto facilitare l'aprirsi di una prospettiva del proprio avvenire, ma significa soprattutto, e in questo senso va anche il nostro invito, arricchire la propria personalità. Corazzarsi contro i fattori di disgregazione e di dissoluzione della personalità umana che sono così potenti nella società capitalistica contemporanea. Questa nona puntata di TG2 Ring è terminata. Credo che ognuno di noi va via stasera avendo voglia di farle altre 100 domande e forse anche lei avrebbe avuto voglia di dirci delle cose e non abbiamo trovato l'occasione per fargliele dire. Speriamo di rivederci.
grazie agli spettatori che anche questa sera hanno scelto la nostra trasmissione, e arrivederci a mercoledì prossimo. Buonasera.